E anche forse la luce di gioco che è diversa, che me lo fa sembrare più bello. Wow, quanta stamina ho. Questo gioco sarà abbastanza facile. A meno che i mob non siano più veloci. Posso camminare mentre mi curo. Posso camminare mentre mi curo. Tutto duro. Anello dei Biegia. E noi ce lo equipaggiamo, ah. Quindi noi abbiamo una Uchikatana più uno. Ah, partiamo con una Uchikatana più uno. This is quite interesting. Dopo il roll faccio l'attacco e lo direziono alle spalle. Era possibile farlo anche su DS2, solo che bisognava aspettare un pochettino di più. E quella era una cosa carina perché in PvP ci fregavi le persone che non se l'aspettavano. È buissimo, è veramente buio. Buissimo non si può sentire, ma avete capito? Oh, la musica di Majula. Wow. Ok, ci uniamo al patto e prendiamo gli HP bonus. E tu chi sei? Wait, aspetta un attimo, chi è questo? Questo è quello del sogno? Ah, ma il salto è diverso. Wow. Come la sensazione che il vendor possa vendere qualcosa di... There is no way. Stamina ci permette di correre veramente per tanto tempo. Oh, hello. Quest'arma non è affatto male per combatterli. Loro in genere sono una gran rottura di scatole. Spada dritta spezzata. Oh. Adesso ne avrò alle spalle 30, immagino. Qua mi ha tolto dei mob. Oh, ma sono veloci questi. Sì, caspita, sono veloci, sì, ma anche a seguirmi. Wow! La nostra stamina ci aiuta tantissimo. Prima di tutto, pulire l'area. Che cosa cazzo è stato? Hanno tirato una bomba nella real life, però. Ah, come voglio un pugnale difensivo sulla sinistra. Questo me lo scordo sempre. Ce l'avete presente sempre? Ok, hanno pochi HP. Va bene, questo è interessante. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Fermo qua. Questo è come fare del PvP. E a me piace questa cosa. No, cosa fai, Atre? Licia? L'arrivare fin qua è molto più facile rispetto alla Scholar. I mob li sto sciogliendo. Non abbiamo messo un solo punto in destrezza. L'arma è sempre a più uno e basta. Ma pensa a te, guarda cosa c'è qua. E ora vediamo che boss fight c'è. Io già l'ho vista, purtroppo me la sono spoilerata guardando un video che mostrava la mod. Vabbè, dai, è stato abbastanza facile. Ah, lo sapevo che stava arrivando un altro. Eppure ho voluto. C'è poco da fare, c'è la spada de fuoco che è troppo buona. L'antico spadone da cavaliere. Ci piace anche il moveset. Io voglio la sua lancia. Che buffa vederla qua. La databilità non l'ho toccata. Ora c'è scritto 25 e agilità 99. Una cosa che ho scoperto è che indossando i ring, 99 agilità, 101 agilità. Qua sarà ancora più buio sicuramente, perché lo era anche nel gioco originale. Bam bam, oddio, da che parte sei arrivato? Madonna i danni! Cioè, sono dei Kaestus di livello 1. Cioè, 0 anzi, di base. Babam! Facciamo sto salto. Ho visto Majula con quel salto. Che bello che ho trovato questa lancia, sono contento. Wow. E tu chi? Cosa fai? Perché sei messo in quella posizione? Yebiash. Ma io faccio dei danni assurdi. Ah, toccando il falò, chiaramente ho fatto respawnare tutti quanti gli arcieri. Ah, stavo per dire, fare il salto qua è inutile perché siamo già stati là. Però ha messo una scala. Goodbye. Ah, questi si stanno muovendo per venire da me? A me sta bene. Bravi. Easy peasy. Da questa parte c'è un oggetto, mi ricordo. E infatti ho visto, mentre combattevo, Urna del Fulmine. Ok, Effigie Umana. Ok, qua c'era forse un frammento di fiaschetta. Fiaschetta. Boh, andiamo a vedere se c'è il persecutore. Perché se ci riesce lo ammazziamo qua. Ok, fino adesso è uguale. Oh shit. Wow. Vabbè, GG. Non ci sono rimasto male perché non so per quale motivo non abbia letto l'input della Estus. Vaffanculo. E pam. Va bene, tutti a fondoni. Non ci interessa. So che l'alabarda del cavaliere nero è diversa. Anello vitale, frammento grande di titanite. Sento che siamo già OP as fuck. Spero non abbia messo nuovi muri illusori perché sennò è un casino. Sennò passerò il tempo a guardare qualsiasi muro. Tutto duro. Oh, ciao Pate. Hello there. Aiuto. Alle spalle, Alphys. Afflis. Afflis l'afflitto. Girati, cazzo. Afflis. Ma sei stupidotto. Non cadere. Non cadere ora. Bravo. Vai. Non cadere. Ti salverò io. Wow, che bello. Guardalo come picchia. GG. Wow, quanti pochi danni. Io vorrei la tua spada. Ti dispiace? L'ho fatta? Non lo so. Un'apertura della guardia, un backstab. Ma dove? Ma dove? Quando mai? Tu e questo tuo scudo. Ma non andare indietro.
Ma so che ha nerfato molto l'acquisizione delle anime da parte dei boss e dei mostri. Ora io non ci ho fatto caso. Abbiamo comunque un 20k anime e andiamo a salire di livello. Chissà se li vediamo fare quel moveset rarissimo. Ce n'è uno che è estremamente raro. Ce ne sono due. Wow, quello era veloce. Questo era velocissimo. Oh, finalmente ho trovato il vecchio problema di questo gioco. Per una volta non ho avuto la stamina. Dai, sei già morto, l'ho fatto alla prima. Che delusione. Cazzo stava succedendo? E vediamo Ornstein dorato com'è. Ah, antipatico. Mi stai facendo panicrollare? Dai mo, vai avanti, fai qualcosa nella vita. Fai qualcosa, please. Mi ha colpito, attenzione. Ok. No, GG, già sperato. Ho visto che prima mi aveva lasciato un po' di tempo. Bene, perfetto, mi fa piacere morirci. Riusciamo a giocarci assieme un po' di più. Dritti spediti, nessun ripensamento. Stavo cercando di prendere le anime, bastardo. No, dai che è morto. No, no, no. No, no, no. No, 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 non esiste. Ah, meno male. L'idea di usare l'incantesimo luce è intelligente, così puoi avere le mani libere. Essendo questo mondo più buio del normale. Ah, ha messo la scala? C'è sempre stata? C'è sempre stata la scala. Oh, e te? GG. Sì, quest'arma è fantastica. Ah, ma forse era meglio concentrarsi su questo, raga, perché gli faccio troppi più danni. Guarda lì. Molto meglio la boss fight di questi due qua, piuttosto che nel castello di Dranglake. Cosa stai facendo? Turtle mode. Vabbè. E la Murakumo? Attenzione, porca miseria. Ed è la blu Rakumo. Scudo tondo, che voleva essere il più bello del mondo. Campanile della luna. Maledizione, questo posto durante i primi tempi su Dark Souls 2 era veramente un incubo. Bisogna fare semplicemente dello spacing, un po' di trade, va bene. Non ce ne sono più? No, è già finito? Ok. Va bene, GG. E spadone nero da cavaliere? E lo posso equipaggiare? Ha tolto i requisiti di fede e intelligenza. Il moveset mi sembra questo. Vediamo due mani. È diverso. Questo qua faceva un'altra cosa, due mani. La torcia mi si sta per esaurire. Siamo ad 8 minuti. Se finisco la torcia è un casino. Torcia per due. E fiamma. Meno male. Mi ha sentito che mi stavo lamentando. Salve. Che è? Va bene, sei un po' inquietante qua. Eccolo il bonfire. Oh, i miei occhi. Oh, posso giocare e vedere. Che bello, ci abbiamo anche il falò. Ah, sentivo qualcuno bere. Who are you? I, Kavlan. Elmo di Katarina, il motore di Katarina, tutto quanto di Katarina. No, adesso non credo che userò questa armatura. Me l'ha presa. Cosa ha fatto col mio corpo? Molto bella, la mia preoccupazione era che non ci si vedesse niente all'interno perché quest'area era veramente molto buia. Ok, abbiamo luce, finalmente. Carillion, dammi un qualsiasi bastone da mago, please. Oh, grazie. Questi qua sono infiniti, mi pare di capire. Sì, ok, ne ho già 30, fantastico. Finalmente posso andare in giro con della luce. No, ma questo è bellissimo. Mi piace anche molto l'effetto, rilassa anche gli occhi. Best incantesimo ever, for real, for real. Ora storcere di merda. Ok, persecutore, siamo io e te. Adesso sfrutta tutti quanti i moveset diversi. Interessante. Cioè, quelli più rari. Questo non lo deve fare. Questo semplicemente è una mossa che non deve fare. Lo spadone nero da cavaliere è ottimo, ma vedo che la stamina qua me la consuma too much. E ormai sono abituato già troppo bene. Anche a una mano facciamo dei buoni danni. Speriamo che lei non ci faccia troppe sorprese. Ecco, come questa. Cosa? Fantastico. Nonostante non ci veda praticamente un cacchio, mi sembra che comunque riesco a capire bene le sue mosse ugualmente. Un po' perché chiaramente conosco la boss fight, ma più che altro ha una velocità più ragionevole. Non è troppo lenta, non è troppo veloce. Cos'è stato? Wow. Ah, mi ha fatto parry perché era in posa difensiva. Fantastico. Onestamente mi è piaciuta molto. Gran bella esperienza. Proteggete i capezzoli. Sempre proteggete i capezzoli. Ah, qua ha messo una scala. Così puoi andare a ammazzare i tizi sopra prima che ti facciano. Vabbè, questa è intelligente. Anche qua l'ha messa. E poi abbiamo anche accesso ad un'area dove generalmente non possiamo arrivare. Mi fa piacere vedere. Antipatico. Volevo avere un tête-à-tête con la signorina, invece.
I sensi da ninja. Ma tu dove eri? What? Vai badessa. Niente, se non traddo non sono felice. Wow. Io stavo cercando il falò, ma mi tocca camminare per un bel po', mi sa. Vabbè, dai, ti lasci fare. GG. Ah, ma allora sei stronza, eh? Wow. Porca puttaschera. No, perché non c'è? Vuoi che ci sia soltanto... Wow. Vabbè, GG, è rimasto pressoché uguale. Vediamo cosa ci aspetta qua dietro. Pam, pam, tarara, tarara. Oh, cazzo. Il demone della cupidigia. Sì, non posso stargli troppo vicino comunque. Raga, attualmente è una boss fight. Cos'è stato? Allora, mi sa che mi sta spogliando. Mi ha tolto tutti quanti gli equipaggiamenti, vero? A me serve soltanto un'arma. Ok. Cazzo, è morte. È morte, mi ha ittato. Se morivo così mi arrabbiavo. Che scostumato. Tutto il mio fashion soul. GG. Sì, il discorso delle anime sono state nerfate comunque. Ora me ne rendo conto. Dell'acquisizione delle anime. Tra boss fight e mob normali. Non ho anime per comprare da lui. Quindi facciamo una cosa. Voi non avete visto niente. Antipatico, caffone, lestofante. E ribellino. Ah, ma la nebbia persiste. Oh, cos'è stato? Da che parte? Quando? Perché? Intrigante. Ah, ciao, questo fa parte... Carino che l'abbia messo qua. La nebbia persiste. Oh, quanta lore. Sono morto? No, eh? Wow, sei veloce, caspita. Mi sa che sei morta. Ah, chissà se questa era la fiamma della farfalla ancora. Abbiamo 30 pietre di Parros, quindi stiamo messi da Dio. Ah, wow. Sei lungo, bro. E ti giri anche per bene. No, non lo fare. Ma peccato, questa arena potrebbe essere un'arena molto bella, cioè molto spaziosa, eccetera. E immaginatevi una viverna che viene fuori da là. Dico bene, sembra quasi un posto di Skyrim. Oh, hello. Va bene, carina, niente di che. Anima di un gigante, quindi stiamo nerfando Vendrick. Ah, get wrecked, prova del 9. Ok, mi metto a utilizzare il ring, quello del rigene. Non mi interessa per contrastarlo. Cloen, mi sei mancata. Mi siete mancate. Al secondo R2 che è molto veloce, carina. La Genkidama. Pezzo di merda. Antipatico che non sei altro. Guarda te che non ti fai ammazzare. Ma che cos'è? GG Pierluigi. Tu sei mio amico, vero? Volevo una boss fight, volevo un falò. Datemi un falò. Ok. Sono contento. C'era una balestra più 8, balestra più 6, non mi ricordo. Arma infuocata. Beh, buono. È una buona magia. Mi ha invaso Forlorn. E dov'è? Dove sei? Io qua non mi ricordo. Qua non penso mi abbia mai invaso a me. Vieni avanti, cretino. Eccoti. Oh, pelo pelo. Dammi il tuo body. Dammi la tua testa. Dammi le tue gambe. E basta. Mi ero scordato una cosa, io stavo ancora avendo questo per via del poison. Vabbè, la tengo, amen. Mi ero scordato di levarlo. Cazzo, mi ha già curato full. Vabbè, è più veloce, ci sta. Forte ferreo, let's go. Forte ferreo. Maledizione la lava ai miei occhi. No, non c'è. Wait, what? Alla ricerca del falò. Ho visto qualcosa alla mia destra. Ciao. Ah, signori di scheletri. Il problema è che loro possono sempre petrificarmi, immagino. Oh, la madonna. Avrei voluto farti un backstab, ma vabbè, lascia stare, non è un problema. La madonna. Oh, il falò dello scolo l'ha messo qua. Giro turistico nello scolo, oddio che culo. Ah, abbiamo la chiave dimenticata. Ce l'aveva data un boss, non mi ricordo più quale. E la madonna. Ah, per forza che sono avvelenato. Maschera oscura, armatura oscura. Beh, buono, è affinità. Questo qui è Gavlan che beve. Ah no, ecco. Dicevo, come mai? Non mi attacca? Qua ha messo un ponte, perfetto. Così uno si risparmia al salto. Andiamo a fare il putrido in velocità. Chi è questo? No, grande Thomas. Thomas lo prendiamo. Sono messe più in linea queste cose, o sbaglio? Madonna, Thomas. Thomas MVP. Oh, ciao. Sei già morto. Ah, un altro. No, 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 no. Era che bordello. Ma questo qua si è curato? Beh, ora è morto. Che un sole proibito in faccia. Magari anche no. Oddio. Va bene. GG. Cosa cacchio. Ok. Memoria del vecchio re di ferro. Cioè stiamo andando la sera Lon. Beh, comodo. Ok. Facciamo pochi danni, eh. Va bene. GG.
Ah, sei ancora in vita. Arriva Forlo. Ma da che parte? Dietro? No, porca miseria, questa cosa è antipatica. Molto antipatica. Che non potevo fare niente. Però vieni avanti, Forlon. Wow, che buco di culo. 1, 2 e 3. Sì, devo già ritoccare il falò praticamente. Chissà se ora Strady mi dà un altro pezzo di Forlon. Vorrei il body. Cos'è stato? Anzi, chi è stato? Ah, non c'è più la leva. Va bene, io nel dubbio vado da questa parte. Addio. Poi di là ci ripasseremo. Ah, qua c'è già la cosa di Parros fatta. Aia, ma così mi fate male. Ah, qua si può tornare indietro. Ma ha tolto il falò. Dai che abbiamo forse una boss fight. Oddio. Ma sti nani, si potesse fare loro un backstab. Dico io. E poi insomma, vabbè, diciamo che sbadabam. Custa della campana, di nuovo. Che brutta schivata. Ah, ha messo quindi qua un falò. No, qua in realtà cambia poco e niente, a mio parere. Qui è dove in realtà si prendeva lo spadone nero da cavaliere. Quindi vediamo cosa c'è. Qua ha messo un ponte. Ah, forse si taglia. Vediamo. Qui troviamo invece, dai, va bene, il set da Lon. La campana protettiva, lo scudo, la maschera del guerriero pazzo. Ah, presente qual è? L'ho farmata un casino offline. Quindi qua c'è questo. E si arriva qua. Va bene. Ah, si taglia direttamente. Questo cosa fa? Abbassa quello lì? Oh, mi ha invaso Maldron, che è quello che aveva 70 cose diverse. Ma no, ma sembra Patches la Iena. È normale che ci assomigli? Eh sì, possiamo anche continuare da questa parte. Wow. Questo chi è? Maledetto, mi ha fatto prendere paura. Ok, mi sono vestito con un po' di difesa da fuoco. Questo buco chiuso mi piace da matti. Ma fregato. GG. Molto più bella. Ma qua è stato cambiato, neanche me ne sono accorto. L'ho talmente concentrato. Vabbè. Vabbè, però qua forse era safe. Ho capito che è molto più veloce di quello che può sembrare. Molto più difficile, nel senso è parecchio aggressivo. Però perché ci lascia allontanarci, se la si prende con calma, diventa facile. Adesso arriva un altro colpo. No, ok. Era già morto. Ah, pensavo gli mancasse ancora un po'. Vabbè, GG. Te sei fregato. GG. Mi sa che Pete deve morire. Cazzo, l'ho one-shotato. Ok, c'è dato la chiave. Possiamo prendere i guanti incisi. Fire enough. GG. Almeno ha avuto la sua rivincita. È morto contento. Ma qua serviva una chiave? Che senso ha? Ciao. Ma che piacere vederti. Oh no, questi no. Aiuto. Ah, meno male. Che paiura di spavento. Oh 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 oh. Abbiamo evocato Pate. Sì, Patches. Wow, ero quasi morto. Wow, ero quasi morto. Ma ce l'hai ancora con me? Che palle. Cosa evoco Lori a fare? Scusa Lori, fai qualcosa. Sei sicuro che non mi attacchi all'improvviso? Vabbè, mi sa che è rimasta abbastanza uguale. Forse più aggressiva. È che conosco troppo bene. Sì, è più aggressiva, meno male. Va bene, è stato più interessante, era più aggressiva. Era più veloce nei movimenti, come tutte le altre boss fight. Ciao Aldia. È stato un piacere, Aldia. E siamo riusciti a portare il nostro spadone nero da cavaliere a più 5. Un bel 4,98 di danni. Non ce li toglie nessuno. Qua era già aperto. Quindi io sarei potuto già venire qua. Vediamo di sbloccare un falò. Sì, dai. Ah, che bel posto. Fantastico e rimissimo. Ok, con 10 di intelligenza possiamo castarci quindi luce 16 volte, perché avevo solo due scroll. Ne dovessi trovare una terza, potremmo castarla altre 8 volte. Ma tanto a questo punto abbiamo un'ora e passa di torcia. Non so mica se mi piace che abbia tolto le sentinelle. Vediamo cosa c'è qua dietro. What? Ma ne arriveranno di più? Ne arriveranno un paio tra un po'? Beh, giustamente ha tolto i due qua per metterli dove stavano le sentinelle. Però, vabbè, è chiaramente più agile. Chissà quanto tempo ci metterà a summonare. Wow, si è già ripreso dopo l'attacco in salto, bello. Gli spettri, i giocatori, diciamo. Magari quell'animazione è stata velocizzata. No, è sempre lento. Non ti ha aiutato molto. Non fare il salto, ok. Mi ha sbattuto a terra.
Oddio, forse crepo. Cercato di fare l'attacco in corsa, non so cosa sia successo. Vabbè, GG. Ci stiamo avvicinando ad Amana. Ma mi ci vorrebbe lo scudo che deflette le magie, ora che ci penso. No, forse no, perché non c'è. Quello là è un'altra cosa. Ah, direttamente. Ho detto bene allora. Ah, la lama doppia di ferro rosso, ottimo. Mi ricordo ancora il giorno in cui hanno boostato quell'arma, che non era proprio un granché, ne aveva bisogno. Però poi divenne abbastanza rotta. Almeno in PvP faceva dei danni assurdi. 9,52 sulla schiena. Vediamo un po'. Ho sentito rumore di un rospo, quindi suppongo sia lui. Sì. Wow. Ok, attualmente questa boss fight è qualcosa. Di già? Ok. Ok. I see you. I see you. Perfetto. E addio. Un'arma più zero, va bene. Vel'Stad, ciao. Ah, che fastidio, è difficilissimo. Wow, qua bisogna ricordarsi anche di respirare. Caspita, questo è veramente difficile. Ho bisogno di fare più danni, ma questa è un'arma ottima perché riesco a recuperare veramente in fretta. Vabbè, proviamoci di nuovo. Anzi, sai che c'è? Utilizziamo l'anello del rigene, perché questa boss fight è assurda. Si è rotto, va bene. Mi sarei divertito di più facendolo normalmente, con la luce normale, assolutamente. Però bella fight. Bene, abbiamo l'anello del re. Warpiamoci da questo posto infame. Facciamo in fretta, vieni Forlorn, coraggio. Op. Qua c'è un mostro? Ah, c'è una mano? Va bene, speriamo mi dia una mano. Mi serve questo. Venga avanti, veloce, veloce. E che ci voleva, no? Easy. Qua c'era quell'arma strana. Oddio! Mi hai fatto cagare ad... Ma pensa a te, mi ero scordato di te. Avevo anche fatto alt tab, giuro. Carica. No, sta vomitando? Che fa sta roba? Non fa danni, no? Ma cazzo sì. Pensavo rompesse soltanto... Tutto fa, tutto. Danni e rompe. Cioè, per quanto è buono l'R2 di quest'arma, sto utilizzando solo quello. Maledizione, maledizione, 2k di danni e via. Questo drago però è aggressivo. Potevo fare ancora un quarto hit, fantastico. Non credo che possa rimanere qualcosa in vita con 4 hit di quest'arma. Terzo anello del drago, l'elmo di Havel e tutto quanto di Havel, fantastico. Qua ero morto probabilmente. Tanto posso usare tutte quante le astus che voglio, qua non c'è una boss fight da fare. E di sicuro non mi metto a fare il drago. Beh, ottimo, potevo cambiare arma. Merda, ma sei scemo. Vabbè, si va via dopo 2 colpi. Porca miseria, che cos'era quello? La madosca. Sì, vabbè, mi scusi, scherzavo. Mi dispiace farti questo, ma magari Aldia lo vogliamo vedere. Io sto panicrollando perché mi fa una paura fottuta. Mi sembra abbastanza uguale, sarà più veloce, ma... Magari non crepiamo. GG, mi dispiace un sacco, ma voglio vedere Aldia. Foolish. Comunque, giusto per dire, se ricordate quanto poco si potesse correre in Dark Souls 2, questa è la differenza. Ho l'anello della cloranzia più 1. Questo è un bel tratto, senza doversi fermare. Ha messo un falò qua. Ma che bello. Se scopro che ci si vede, togliamo l'anello del rituale. Vediamo cosa abbiamo. Demone della forgia. No, ma che figata. Non vedo un cazzo. Fuoco mi sta accecando. Beh, molto figo lui qua, in questa zona comunque. GG. Be one with the dog. Che diavolo! Wow. GG. Quindi come si fa? What? What the fuck? Raga, mentre editavo il terzo episodio mi sono reso conto che quell'episodio non stava veramente venendo come volessi io. Inizialmente non era mia intenzione creare degli episodi lunghi ben 20 minuti con all'interno 10 minuti dedicati ad una singola boss fight. E la boss fight con Orsten è stata veramente lunga dovuto al fatto che gli facessi pochi danni oppure, non lo so, forse gli ha aumentato gli HP. Voglio dire, pur sempre Dark Souls 2 è un gioco che già conosciamo e anche se mostrassi solamente 2 minuti per boss fight, oramai è evidente che la mod ha cambiato drasticamente l'intero sistema di gioco. Ho deciso quindi che d'ora in avanti verranno apportati ancora più tagli. Questo darà a me la certezza che quantomeno riuscirò a portare la serie completa anziché lasciarla a metà. Ti è stronza. Ce l'abbiamo fatta.
Detto questo, ragazzi, buon Natale e ci vediamo presto con un prossimo episodio. I lost everything, but remained here patiently. A throne will certainly receive you, but the question remains: what do you want from me? Light, dark, or something else entirely?